17 giugno 1925. Nasce Lucette Mangione, in arte Luce d'Eramo. Di famiglia fascista, la d'Eramo si rende conto delle atrocità commesse dal nazismo solo quando va lei stessa a lavorare nei campi di lavoro tedeschi. Il 27 febbraio 1945, mentre aiuta a scavare tra le macerie per recuperare feriti, un muro le crolla addosso, lasciandola paralizzata alle gambe. Nel suo capolavoro, Deviazione, pubblicato nel 1979, la d'Eramo racconta questa esperienza. Scrittrice di talento, si afferma come saggista negli anni 60 con i libri Raskolnikov e il marxismo e Finché la testa vive. Del 1971 il suo testo più impegnativo, un corposo studio critico bibliografico sull'opera di Ignazio Silone, autore a cui è legata da un sodalizio umano e intellettuale. In seguito al successo internazionale di Deviazione, la d'Eramo scrive di argomenti controversi come la lotta armata, il nucleo zero, la condizione degli anziani in Ultima Luna, l'autismo emotivo dei giovani nazi skin in Si prega di non disturbare, la malattia mentale in Una strana fortuna del 1997. Il suo ultimo libro, Io sono un'aliena, è del 1999, 2 anni prima di morire a Roma, il 6 marzo 2001.